benissimo a tutti gli utenti, a tutti i ragazzi, le ragazze, le bambine, i bambini che vorranno seguire questo mini incontro, questa mini lezione insieme. Mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Simonetta e sono un'insegnante di danza dell'associazione 100 City Ballet, che qualcuno di voi conoscerà, e questa lezione è tutta per voi. È una lezione molto semplice, molto divertente per imparare a conoscere il corpo muovendosi nello spazio. Immagino che non tutti abbiano tantissimo spazio e quindi è proprio fatta su un rettangolino. Alla fine vi darò un piccolo compito che voi dovrete rimandare a una mail che vi verrà indicata. Mi raccomando di essere abbastanza leggi. Un bacio. Usare i piedini, tornare indietro e allungare, allungare, allungare tantissimo le braccia. Stendere le gambe e lavoriamo con i piedi. Spingere in basso, bei piedini, spingere in alto, brutti piedini. Mi raccomando, la schiena dritta e qualcuno vi tira per le orecchie verso il soffitto. Intanto che fate la bicicletta, chiedete alla mamma di procurarvi o una pallina o qualcosa di simile, anche un mandarino, una mela o anche qualcos'altro di qualunque altro genere, basta che sia leggero e che riusciate a tenere in mano. Ai piedi, aiutateli con le mani e alzatevi, piccoli saltini tipo galoppino, 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 girando attorno alla pallina senza toccarla. Ora torniamo sedute, gambe incrociate con la pallina in mano di nuovo, mi raccomando, schiena drittissima, e su, e di lato, e lascio. Thank you.
stendere le gambe, attenzione, prendere la pallina dopo aver essersi rilassato un attimo, prendere la pallina e infilarla tra le ginocchia, stringere, stringere, stringere fortissimo, così i muscoli diventano molto molto forti. Facciamo un bel gatto, schiena gobba e schiena curva del gatto, schiena gobba e schiena curva, forza forza, e adesso il cane che fa la pipì. Esercitiamo con i saltini, tanti su una gamba, tanti sull'altra e voi vi fermate in equilibrio. Mi raccomando, senza cadere. Sono tornate in me. Allora, allunghiamo bene la schiena davanti, stiamo, e adesso stiamo per finire, facciamo una bella pausa che si chiama angioletto, e su una gamba, su un braccio, su una gamba,